Sporcizia, brandine abbandonate, il degrado in cui versa l'area dell'ex foro boario è cosa nota. Da anni ormai è diventato ostello per sbandati e senza tetto. La struttura però rappresenta un potenziale per la città e numerose sono state le proposte nel corso degli anni. Il consigliere del PD, Enrico Beda, ha presentato di recente una mozione per chiedere al sindaco Bitonci di partecipare al bando periferie, grazie al quale il governo mette a disposizione fondi per progetti di riqualifica di aree abbandonate. Il governo ha messo a disposizione 500 milioni di euro per riqualificare aree come questa, che vivono in uno stato di abbandono e degrado e che vedono al loro interno delle situazioni di grave marginalità sociale. In questi mesi abbiamo ascoltato un sacco di annunci, prima si è ventilata l'ipotesi di portare qui la sede della nuova polizia, poi Bitonci ci ha detto che avrebbe aperto un concorso pubblico, poi infine abbiamo capito che c'è l'intenzione di portare qui l'Eroa Merlene, oggi invece abbiamo un'opportunità concreta. Rimane poco tempo, il bando per accedere ai fondi scade il 31 agosto e dal sindaco solo silenzio, dice Beda. Chiediamo con una mozione in consiglio comunale al sindaco di mettere al lavoro tutti gli uffici per candidare l'ex foro boario di Padova appunto a questa riqualificazione. Ogni comune può aggiudicarci 18 milioni di euro per riqualificare aree abbandonate. Coinvolgendo uffici comunali, università e associazioni si potrebbe finalmente fare il bene di questa città, spiega il consigliere Dem, che attende una risposta dal sindaco nel prossimo consiglio comunale. Invece che dedicare l'ennesimo spazio ad attività commerciali, qui potrebbe nascere un laboratorio culturale della città. Qui c'è il Gran Teatro Geox e qui vicino ci sono molte associazioni che si riuniscono per fare le loro attività. Qui dentro potrebbe diventare un hub culturale di questa città, potrebbe trovare la loro sede le grandi associazioni che abbiamo in questa città, il terzo settore, il volontariato, ma anche le imprese culturali che in questa città sono molte e sono anche fiore all'occhiello dei padovani.